i consiglieri di opposizione, guardate, ma sono in difficoltà e questo è buono, e questo è un segno positivo, sono in difficoltà, guardate, non possono parlare i consiglieri di opposizione, guardate. Ancora immagini di assurdo ed intollerabile autoritarismo nel Consiglio Comunale di Forio, dove per l'ennesima volta, pur di evitare di far intervenire i consiglieri di opposizione, i componenti della maggioranza amministrativa, guidata dal sindaco Francesco Del Deo, con in testa proprio il primo cittadino, hanno lasciato l'aula facendo cadere così il numero legale, con il conseguente scioglimento della seduta. La cosa incredibile è che non sia stata data la possibilità a Domenico Savio e a Vito Iacono di replicare al sindaco Del Deo, il quale, tra l'altro, nel suo intervento aveva attaccato proprio l'opposizione. E così si è scatenata l'ennesima bagarre, che anche questa volta, attraverso Facebook, abbiamo ripreso in diretta streaming. L'ennesima fuga della maggioranza da un consiglio comunale in cui si è registrata solo l'elezione dei componenti di alcune commissioni e l'ingresso di due nuovi consiglieri di maggioranza, di cui uno si è già dimesso, ha scatenato la durissima reazione del consigliere del PCML Domenico Savio, che ha attaccato senza mezzi termini l'autoritarismo politico ed amministrativo di Del Deo e amici. Così come abbiamo potuto ben constatare dalle immagini riprese in diretta, da 4 anni a questa parte nel civico consesso foriano i più elementari principi della democrazia, nata in Italia dalla gloriosa e vittoriosa resistenza al nazifascismo, vengono letteralmente umiliati e calpestati dall'amministrazione del sindaco Francesco Del Deo, che trova i suoi sostenitori principali nell'assessore Mario Savio e nel presidente del consiglio comunale Michele Regine. La cosa più triste è che per l'autoritarismo messo in campo dalla compagine di Del Deo, il comune all'ombra del Torrione sembra amministrativamente e politicamente parlando essere ritornato ai tempi del podestà, mentre giorno dopo giorno il paese socialmente muore di malgoverno. Che tristezza! Hanno ridotto il Consiglio Comunale.